Molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, Pablo. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno. Unghie. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Hello, Clochard! E benvenuti in questa nuova, che casino, trasmissione. Ma tu lo sai che siamo in live, sì? L'avevamo detto, no? Vabbè, ok. Un po' scordinati. Vabbè, no, ma va benissimo così. Allora, benvenuti... Presentati velocemente, parla bene al microfono, perché sei qui? Sono qui per fare le unghie a questi brutti qua. Come brutti? Già partiamo così. No, io, ma questa è una cosa gravissima. Vabbè, devo qua la maschera. Ma io metto la maschera. Io metto la maschera. Tanto non c'hai dissing. Per questo, infatti, no, sono rimasto ferito. Io essendo molto brutto, poi porto apposta la maschera. Ma non è vero. Non è vero. So che non è vero, sono un figo. Allora, innanzitutto... Ci sarà Sara. Sara, che è una nail artist. Nail artist che ci farà delle unghie. Io ho già scelto due soggetti. Non unghie normali. In ogni senso, in tutti i sensi. E nel frattempo commenteremo le notizie e vedremo un video incredibile, Gianluca, del tuo caro amico Giacomo Hawkman. No. Lo so, ti ho fatto questa imboscata. Ma io quello dei Pirlas con Delfina. Se vuoi vediamo anche quello. Hawkman, no. Sta diventando un po' ridondante quella storia lì. Un po' sì. Però Hawkman ha coinvolto l'altissimo. Io? Sì. Greve. Attraverso la figura del prete più famoso del web italico, Don Alberto Ravagnani. E chi è? Come chi è? E te credo, sta ovunque, sta... Cioè, ormai sta più su YouTube che in sacrestia. Io non so chi sia, francamente. Non l'ho mai visto da nessuna parte. Ammazza, non perché che è mai comparso online? Eh? Chiedono già l'IG di Sara. Sara, IG. Instagram. Niles. Niles. Microfono, Niles per Dio. By Sara. Okay. Niles by Sara. Ok. Adesso lo scrivo io in chat, va. Vai, piccola DV, aspetta, fallo vedere a quella camera, a quella special. Così, giusto? No? Vai. Aspetta. Rimettila? Ok. Perfetto. Perfetto.
Top Spring Breakers. Ok. Trattino basso? Ma il trattino basso non è contemporaneo. Non ci piace molto il trattino basso. Ma ce l'ho anch'io. Già esistevano altre 100.000 Nights by Sarah, allora. Meglio il punti. Ma, ah, è vero, io non ho la camera, però. Vabbè, mettiamo la totale? Ah sì, ma metti la totale. Dov'è? Dov'è? Ci penso io. Dovete capire che da sta postazione sono molto lento, perché... Lo sto scrivendo in chat. Il mouse non so che c'ha... Ok. Mamma mia, quanto è lento sto perché hanno due sensibilità completamente diverse. Quello infatti... mio, se e ci fai caso, sì. è velocissimo, sì. Io infatti sono rapidissimo con quello, poi lo Stream Deck pure aiuta. Sì, dicono sì, che sì. Assomiglia a Deborah De Luca. A chi? A Deborah De Luca, è e vero. Chi cazzo è? Dai, è una DJ. Non è vero, è una gran figa, Sara. Allora, va bene, partirò io, non vi dirò ancora il soggetto in questione, lo capirete. E nel frattempo andiamo a vedere questo video. Sarebbe quello che abbiamo detto prima e lui non sapeva chi era. Esatto, no. Come sapeva chi era? No, stava a fare così, no. col ditino No, non mi farò il don. Anche se potrei effettivamente. Ma non, meglio non toccare i piani alti, insomma. No, sì. Allora facciamo una prova con la cam. Se si vede. Con la cam unghie. Dovresti poi ogni volta che inquadriamo. Grazie per il sub. YouTube sta arrivando in teoria. In teoria. Va bene, ok. Partiamo con questo incredibile video. Bello, mamma mia. Parlare male di Dio e trovarselo alle spalle. Raga, non blastate le mani tozze di Davide. Perché ma mi piace. Io le amo, sono bellissime. Anch'io le mie mani salsicciose. A me piace il lemure, perché è particolare, è la mia bestemmia personale. Vabbè, ma alla fine l'ha creato Dio il cane, quindi... Dio cane, che ha detto? Diceva che i preti sono dei maiali. Ma ha detto Dio cane. No, Dio cane, o cane la città. Perché è particolare, è la mia bestemmia personale. Vabbè, ma alla fine l'ha creato Dio il cane, quindi... Ah, sì. Delicatissimo. Maiali. Ladri. Secondo te io sono un maiale o un ladro? No. Greve. Ti conosco la maggior parte, diciamo, dai. Guarda che stai dicendo delle cose brutte. Ti rendi conto di quello che hai appena detto? Super vacca. Vigliacca. Leone della savana. Comunque sti video, parlare male e trovarsela alle spalle, cioè ormai rotto il cazzo. Cioè hanno veramente rotto i coglioni, hanno spopolato su YouTube. Che c'è chi piace, però penso dopo 3 anni io ne avrei un po' le palle piene, pure se fossi appassionato del format. Ma la vera domanda è, il buon Don, no? Che mi sembra anche un, insomma, un ragazzo molto intelligente, una persona stimabile, cerca tutta questa visibilità per diffondere i bei messaggi? Beh, che alle volte dà. Un uomo di chiesa, lui lo farà solamente per il bene comune. No, vabbè, io poi sono sempre un po' stronzino, però mi sembra veramente una brava persona. Però sai, boh. No, ma lo sarà sicuramente, per carità. Mo non lo conosco, quindi non posso dirlo, però... Oh. Vabbè, magari ci sta a fare proselitismo. Voi le dite così senza problemi, cioè... Come dire accidenti? Bestemmiate? No, lui sì. Ogni tanto, dai. Sempre. Quando vede le partite. Ciao ragazzi, sono Giacomo Okumen e sono insieme a... Don Alberto Ravagnani. Grandissimo Don. Allora, oggi siamo qua a Verona. Il Veneto è la tua patria, no? Sì, i miei nonni sono veneti. Io sono passato tanto tempo qua. Veneti, e oggi cosa facciamo qua a Verona? Cioè, ah, è lui! Quello per cui tutti i veneti bestemmiano. E per vedere se la bestemmia... E mo l'ha capito, Gianluca. È lui! Mo l'ha capito. Sì. Ah, non so se è un cosplayer, perché... Ah, dici Luca, forse? Immagini? Ah, forse, no, forse è tutto un troll, sì. Magari è il suo personaggio, ti immagini? Te pensi? Sta un po' ovunque, effettivamente. Sì, mo' è andato... Non l'ho mai visto. L'ho visto, mo' a Muschio Selvaggio, no, io non quel l'ho mai podcast visto, di merda. Dai, mi dissocio. No, scherzo, un abbraccio. Non l'ho mai visto, ho il dubbio... Però posso fare una domanda, Fedez, te posso fare una domanda? Perché tanto il boss sei te, no? Non mi capi una cosa, ma... Che cazzo di fine ha fatto Martin? Cioè l'avete inserito nella sigla e poi non avete più fatto venire? O è lui che ve piscia? Vabbè, perché questa è una cosa importante, perché io mi candido, comunque, cioè, ritiro quello che ho detto. Cioè, io sono pronto a vendermi per 30 denari. È insita nella tradizione veneta. Se è veramente una tradizione, come dicono, oppure se magari è solo una cattiva abitudine. Andiamo a fare qualche intervista e che la pace sia con noi. Adesso con ce n'è bisogno, sì. Di
diciamo che la regione del Veneto... E trovarselo alle spalle? Cioè apparirà Dio in questo video? No, è... Ah, ma lui è Dio? È il prete in figura di Dio, immagino. Cioè, ma questa è una cosa gravissima. Siamo in missione... del Signore. In missione per conto di Dio. Esatto. Me lo immaginavo diverso, Dio. Vabbè, dai. Oddio, io col io me la immagino figa e bionda. Specchio, mi sento un po' figa. Dio e donna. Ovvio. Come sostenuto in... Piano, che qui siamo all'opera. Piano, che qui siamo all'opera. Qual è il luogo comune dei veneti? Cioè si dice che sono dei grandi bevitori. Per essere dei grandi ubriaconi. Ubriaconi oppure bestemmiatori. L'Ariana Grande. Religiosi. L'Ariana Grande. Era Dio esiste e vive a Bruxelles. No, una canzone di Ariana Grande. Vabbè, Ariana Grande. Cioè... Ariana Grande, lasciamo stare. Diciamo che è la pura verità, basta andare al bar. I veneti sono famosi, diciamo, in tutta Italia, per quali motivi, secondo voi? Il primo che ci viene in mente potrebbe essere l'alcol, però... Dalle bestemmie anche. Alcuni sono anche dei veri artisti della bestemmia, no? Schifoso, scatenato, brigante, ci sono tantissime volendo. No, beh, cane è facile. Mascio, mascio, maiale, mascio. Tecnicamente sarebbe peccato. Poi altri motivi per cui i veneti magari sono famosi? Bestemmie. C'è la patria della bestemmia. Ah, ma dai! Cioè, diciamo, per voi è un po' un intercalare. Allora, due dubbi. Purtroppo non c'era molto spazio. Due dubbi, stiamo vedendo un video incredibile. Giacomo Hockman ha assoldato Don Alberto. Io ho seguito. Cosa ne pensi? Penso che, mentre parcheggiavo, tu hai detto, ma perché sta cosa? Secondo me è semplicemente la missione divina, sì, l'ho scritta detto, nella Bibbia, riportata al 2020, insomma, è semplicemente quello. Spreadare il, comunque, piacere, due dubbi. Piacere, Sara. No, scusa, so io che... allora, Davide, che stai facendo lì? Allora, cominciando un processo molto particolare con un soggetto a sorpresa che verrà raffigurato sulle mie unghie, che verrà spoilerato a breve. Comunque, prima non di riprendere, si sa cos'è. Ancora non si sa, ancora non l'ho detto. Prima di riprendere questo video incredibile, volevo chiederti, Sara, ma raccontaci un po' di te adesso che è arrivato anche tu dubbi. Quando è che hai iniziato a fare questo lavoro? Perché soprattutto? Chiato che perché pensavo che comunque questo lavoro lo facevano troppe persone, c'era troppa concorrenza, allora ho iniziato, diciamo, per gioco, dicendo ma chi ci viene da me a farsi lunghe, sono troppe persone che fanno lunghe. Poi invece, non so, mi piaceva disegnare, allora ho fatto coincidere due cose, ho cominciato a disegnare sulle unghie, non facevo unghie che vedi tutti i giorni, facevo unghie un po' particolari. E le persone si sono appassionate, mi hanno chiamato addirittura da Miami per andare a lavorare lì nel 2017. Io non ero mai nata negli Stati Uniti, non sapevo neanche parlare inglese. E mi sono buttata, sono andata là un mese, è andata bene, mi è piaciuto, è stata l'esperienza più bella della vita mia. E poi da lì tutte cose belle, insomma. Ma quindi da autodidatta o hai fatto dei corsi? No, dei disegni da autodidatta, invece di costruzione unghie, quello sempre i corsi vanno fatti, perché comunque è un lavoro, non è una cosa così, fa le unghie, insomma. Perché io, per esempio... Si potrebbero creare danni permanenti se uno non è capace. Ecco. È che se uno ti lima troppo l'unghia oppure ti va a danneggiare la radice qua, la matrice dell'unghia. Cioè io ad esempio gli sto a tagliare le cuticole a lui, io so come tagliarle. Se le tagli male, gli fai sanguinare, gli fai un'infezione, gli potrei danneggiare la matrice, gli cresce l'unghia coi bozzi. Cioè non è che vai a rifatte le unghie da tua cugina che da 5 euro, come dicono tante, e tanto per me, tanto so unghie, non è così, capito? Questa cosa che hai detto mi fa sorridere perché mia cugina fa il tuo stesso lavoro. Però vabbè, però tua cugina, io dico sì, come vado da dire. La scuola e tutto, sì, era un modo di dire, ho capito. Sì. Chiaro. Beh, ad esempio, il tuo lavoro secondo me è molto importante, però non so se ti occupi anche di questo. Cioè, tu oltre le unghie particolari, quindi il lavoro da nail artist, fai anche cose più classiche, cioè... Sistemazione di unghie e piedi, cose di questo tipo. No, non so, no. Estetista. Quindi non sistemazione unghie e piedi, sì. No, io faccio la parte non estetica curativa, la parte di estetica solo. Nel senso tipo la parte bella, diciamo. La parte bella, che è colorata. Se cose quello così. Che vuoi sapere, non toglie i duroni. Ok, no. No. Perché non ho studiato estetica, però, sono solo onicotecnica. Però tipo se una... un fetish per i miei duroni. Se una viene, no, e vuole farsi un disegno su... piedi, cioè non sui piedi, sulle unghie dei piedi,
Le devi un po' sistemare prima, però. No, certo, prima le faccio. No, le unghie le faccio, cioè i piedi li faccio. Però soltanto se dopo devi fare il disegno, ovviamente. No, 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 no. Faccio anche, però in pedicure no. Ok. Pedicure, okay. Quello tipo le vai calli, le vadure, sì, okay, le cose strane, le unghie incarnite, quello non so, sì, buona, non te lo posso. Non so se te l'hanno già posso chiesto, ma fa quello. Ti hanno mai chiesto dei disegni a tema religioso? Sì, ho fatto a Miami, ho fatto la Madonna de Guadalupe, tipo... La Madonna de Guadalupe? Sì, de Guadalupe. Era una messicana. Ah, sì, sì, sì. Capito qual è? Beh, è quella della classica messicana, capito? Ah, hai capito, ho capito, non ho capito. Questo dà un bello spunto per un'altra bestemmia creativa da poter lanciare. E tanto le faranno nel video, guarda. Andiamo avanti. Però lo fate di proposito o perché vi scappa? Allora, c'è l'idiota, diciamo, che lo fa per sentirsi figo. C'è Mr. Flame. Tipo dubbi, magari. Io grande risposta. Io bestemmio per sfogarmi. Tu? Io ho tolte tutte perché... Per fare qualcosa di cattivo. Per far arrabbiare mio padre. No. E il padre eterno. I tuoi due padri. I miei due padri, sì. Sì, che lo fa magari ogni tanto. Beh, vabbè, lasciamo perdere. Dentro questo scambio c'era una battuta sulle unioni civili. Però non sono abbastanza in questo momento sul pezzo per farmela venire. Tanto quando in occasioni speciali. Io sono di Genova, a Genova dicono tutti Belin, a Milano dicono tutti fighe, e invece qua in Veneto voi cosa dite? Dovete come intercalare, cosa dite? Dio ma anche alla fine c'è qualcosa di bello, Dio mio, bellissimo. Vi scappa così come intercalare, però credete in Dio oppure no? Assolutamente no. Tu hai un prete davanti a te, cosa gli diresti? Bestemmio, però chiedo scusa a Dio ogni volta. Mi faccio segno della croce ogni volta che bestemmio, di solito. Aspetta, che cosa? Ah, non mi stai... Non ha senso. Questo è proprio toppi... È tipo... Sì, è proprio quello che fanno... Infatti è dissacrante questa cosa. È ciò che fanno proprio i credenti, cioè come il credente che bestemmia. E poi se ne pente. Se ne pente e va tutte le domeniche a messa. È proprio una ipocrisia finale. Poi è pure una bella scena. Però, cioè, nel senso... Lei ha detto prima, chiedo scusa. Non ha detto faccio il segno della... Ah, dopo, dici... Tutto? Deve accendere la lucina. Ok. Controlliamo un po' le unghie come vanno. Qual è? Ah, ok. Sono Marla, dentro... stai sotto. Sono sotto nella piattaforma di Blade Runner. Andiamo avanti. È stato in colpo perché alla fine sì, i preti sono pedofili, sanno anche i bestemmiatori, ma io conosco pedofili, quindi te prosegui. Cosa è cazzo, il prete alle spalle. E tra l'altro, il Don ha fatto amicizia con Fedez perché mi pare in Roses Fedez faceva proprio una strofa su quello, tipo meglio bimbi dei Conte che bimbi dei preti. Lui si incazzò facendo un video risposta e poi vabbè l'ha invitato. Quindi non è un cosplayer, è veramente un... Beh, non lo so, l'hanno avvistato a Lucca, però non te so dire. Vedi che ci sei un pedofilo? No, io no, lei... Ciao, buonasera. Piacere, Don Alberto. No, Don Alberto, allora, no. Lo vedete? Loro hanno detto un po' di cose, del tipo che come intercalare usano... Lemure. A me piace lemure. Vabbè, noi come intercalare usiamo Madonna impestata, lui da schifosa, proprio putrida, putrefata. No. Noi come usiamo? Che usiamo come intercalare? A me piace Dio banana. Vabbè, ma è molto soft. Lo so, ma io devo essere soft. Scusami. Come intercalare? Boh, non ce ne so vari. Vabbè. È il classico. No. Io lo abbrevio. Ma non è proprio intercalare. Oddio, che non so neanche se ne abbia. Ma a Roma non è usato come intercalare. Manca tipo la parte iniziale. Oddio, nagia, madonna. Il CTO banana. Non è molto romano, però. A quanto è quotato il wall of text di mio padre dopo sta live? Io ancora non ho bestemmiato, cioè, solo mio detto commento preferito del 2020, te lo giuro. Ovviamente. No, io mi dissocio, papà. Ho pure il Covid, cioè, ho il Covid. Particolare la mia bestemmia personale. Vabbè, ma alla fine l'ha creato Dio, bene, il cane, quindi sintomi. No, è asintomatico. Sta una bomba, vabbè, ma tanto un po' di tosse. Vabbè, se il Covid era bufala. Vabbè, a parte quello che è una bufala, ma lo sappiamo. Delicatissima. Come intercalare, loro lo usano. Sì, come intercalare. Io la cosa che devo capire è come intercalare. Cioè, mettere clip 30 volte, vabbè.
intercalare oppure come espressione? Ok, dico mamma mia che gnocco, Gloria. E lei mi dice, davanti però al prete. È vero. Ma così senza problemi? Sì, sì. Gnocco neanche, prete, anche davanti a me, davanti a un prete, sì. Senza problemi? Sì, sì. Anche io non ci credo a Dio. Sì. Ma se, però se ci credo io... Mi dispiace, però mi faccio sentire la croce. Non intendo sentire... No, non è sti cazzi, Gianlu, cioè... Devi, cioè... Fai quello che vuoi. Quando mi ci dentro, la metto sotto, ma da qua? Ok. Diciamo sempre che dipende chi abbiamo davanti per... cioè... Non è lui che ci limita la libertà di espressione, ma... Certo, la nostra sensibilità. Dobbiamo essere consci di ciò che diciamo. Tipo che... quando c'è Livio, io non lo faccio mai. A parte quel... Io metterei la clip di quando sono entrato in live, quella là degli haters che ha la maschera. Io metterei quella clip per far capire come la penso Bellissimo, io. Bellissimo, sì, sì. Mettila. Togliete quella. Ma come? Non ti ricordi? Quelli toscani? Ah, vabbè. È questione di rispetto. Dio! Andiamo avanti, io. Mettermi in colpa. Poi no, poi hanno detto anche che tu dici che tutti i preti sono dei pedofili. La maggior parte sì. Porca. Tutti i veneti sono leghisti. E bestemmiatori. Questi luoghi comuni qui che forse non. Quindi sono, che secondo te Don Alberto è un pedofilo. Sì. Io sono anche veneto, eh. Quindi tu sei un pedofilo e bestemmiatore. Pensa. Fantastico. Quindi non è una tradizione, è un vizio. Che se uno... No, da piccola sentivo bestemmiare e l'ho presa come il bere. Vedevo mio papà che beveva, anzitutto a bere, cioè... Voi lo usate come intercalare, ma c'è la volontà come virgola. O vi scappa? Come virgola. Ma a un certo punto ti viene spontaneo proprio, secondo me. Sì. Nella frase lo usiamo spesso, insomma. Ma certo, sì. Esempio, se tu avessi davanti a te anche un prete, no? Ti scapperebbe anche davanti a lui oppure no? No, probabile. Il montaggio di un differenza che è abominevole, si può dire. Ma che? Ma si può dire? Ma questo è Matano. Pare che monta quei programmi gratuiti. Sì. Filmora, questi qua. Anzi, Filmora è pure buono, ma pure... Ma è Matano, è Matano. Ma infatti è uguale. È lui. Non è che è uguale, è lui. È lui in un film. È lui. Sì. No, è Jim Carrey, scusate. Preti. I preti, quali sono invece i luoghi comuni dei preti? Sono maiali. Sono dei ladri. Dei ladri. Sì. Perché? Quindi tu hai un prete... Vabbè, però ha detto luoghi comuni, Ma se gli vai a chiedere quali sono luoghi comuni... luogo comune. So bravi. Ci sta. Qual è il luogo? Sì, sì. La montata di Giorgio Cappello de Paglia, questo video. Grazie. Eccolo. Ciao. Potremmo prendere una denuncia per questa intervista. Di cosa stai parlando? Dai, tu basta. Dicevi, cosa che dice, aiutami a ricordare, cosa che diceva che i preti sono dei... Maiali. Dei maiali. Ladri. Ma lui gli ha chiesto gli stereotipi, però. Dai, scorretto. Vabbè, ma... stiamo dando per scontato che a Hawkman, cioè, funzioni il sistema nervoso centrale. Cioè, e lo dico con tutto l'affetto del forse mondo. Forse ha bisogno di stimolarlo un pochino con una bevanda energizzante. Nel senso che lo vedo stanco, mica sto dicendo che, certo, che abbia problemi neurologici. Lo vedo stanco in questa clip. Ci sta. Servirebbe una mostra. Sì. Io penso di aver fatto capire sia il tipo sia come lavora già molto tempo fa. Infatti sono ancora stupito che a volte fa ancora quei contenuti, però alla fine ci... No, ma più che altro sai qual è il fatto? Che... non ha molto senso questa scenetta, cioè se tu dici quali sono i nomi, sì, i nomi, luoghi comuni, che ne so, di X, quello ti risponde con luoghi comuni, ah hai detto sta cosa, mo te lo becchi alle spalle, cioè non rende molto, guarda, capito? Già all'epoca mi aveva scritto una ragazza che mi aveva raccontato il fatto che lei aveva fatto un discorso e lui aveva tagliato una parte che faceva passare un messaggio diverso. Da vabbè, un classicone. Vabbè, un classicone. Quindi lui, diciamo che queste cose... le fa spesso. Sono stupito che qua ci ha lasciato sta parte che fa capire com'era la domanda reale. Vabbè. Maiali? Che senso maiali? Siamo sporchi, siamo. Quindi cioè, ora che ce l'hai davanti... mia opinione rimane quella. Ah, quindi che è sempre un maiale o un ladro, sempre. Secondo te io sono un maiale o un ladro? No, non sono. Non hai l'artist. ma facciamo valutare un attimo le unghie. Non ho le unghie. Io me le mangio da quando ho memoria, dalle elementari. Cosa ne pensi delle persone che si mangiano le unghie, Sara? Ti rubano il lavoro. È un viziaccio, come il fumo. Sì. Però meglio che vi mangiate le unghie che fumate. Mi faccio subito una sigaretta. No. Ma quale può essere una tecnica... tipo alcune si mettono alcuni ci mettono gli smalti. Ma io tipo ragazzo mio l'ho fatto smettere dandogli le pizze forti sulle mani quando si metteva in bocca. Ah, dice che funziona? Sì, solo così. Devi fare una fidanzata e farti dare le pizze in faccia.
Ci sono, io no, mia madre mi diceva ti metto lo smalto al peperoncino. Non serve? Perché non serve? Non serve a niente, perché tanto te mangi uguale. Sono pure spicy, capito? Anche se non sono la tua ragazza, se vuoi assumo io questo infausto. Ma io voglio mangiarmi l'unghie. Almeno io posso sfogare la mia frustrazione picchiando qualcosa. Io penso che sia una delle poche cose autoriferite meno dannose che si possano fare in questo mondo. Certo, c'è molto di peggio, è un mio piacere, è un mio tratto caratteriale. Che era un piccolo consiglio. Non eliminerei. Tutti ci abbiamo i tic, io come tic me ne tocco i capelli. Davide si morde il labbro. Certo, io mi tocco la cappella come tic. Se no, diventi pelato, non fai del male a nessuno, anche a te stesso. Io spero di non diventare pelato, c'è un po' stato questa. Quella si chiama la titillomania. Sono sempre tu. Alex, qual è il tuo tic? Non lo posso dire live. Greve. Vabbè. Guardare video di Hawkman. Ti conosco? Non lo so, come dire che... No, guardare video di Adrian Fartale, sì. ma lo sai che l'altro... Ah, ma questa va, devo raccontare. Greve. Mentre uso la devo i miei toys. No, amo, la devo dire. La posso dire? Lo so. Sì, cioè... Sì, dillo. Allora, l'altra notte sono entrato in camera sua, tipo alle 3. Ok, no, camera sua, intendi camera qua. Tua? Sì, vabbè, ormai, guarda, sono stato espropriato. Vabbè, stavo qua a giocare a Magic, lei mi ha detto, mi vado a vedere una serie TV. Vabbè, gioco un pochetto, dopo un po' rientro in camera, sento una voce familiare, dico, no, vabbè, sarà una pubblicità di YouTube. Entro, se stavo a guardare video degli asteroidi di Adrian Fartate, alle 3 del mattino. Asteroide. L'asteroide, non è una serie TV, Adrian Fartate. Capito, ma ha preso pure per culo. Cioè, mi devi proprio sputtanare in questo modo, io non ho parole. Dai, almeno... Questa cosa sarà usata contro di te, in separata sede. Ma hai deluso, guarda, veramente, se ti avessi trovato a letto con un altro, forse sarei stato meno deluso. Se vuoi, inizio a fare le scorreggine. E se la trovi a letto con Adrian Fartate? Gli uccido. Metaforicamente. Ma lui ti fa, ma dai Davide, ma siamo tutti poliamore. Poliamorosi. Il poliamore ti introduco a questa pratica bellissima. Ma stavamo facendo un po' di pansex. Vieni anche tu Davide, dai, è bello. Potrebbe essere divertente. Non essere però così chiuso. Tutti gli immigrati sono i terroristi, tutti veneti. No, mi dissocio, donna. Le generalizzazioni non funzionano mai. La maggior parte, diciamo. Ma gliel'ha chiesto lui. Sta facendo delle cose brutte. Ti rendi conto di quello che hai appena detto? Allora, ad esempio, ma già l'ha messa sta clip. Ma gliel'ha chiesto lui. Gli ha detto quali sono i luoghi comuni sui preti. I luoghi comuni non funzionano mai. Grazie, prete. È la bestemmia, no? Alcuni sono anche dei veri artisti, no? Più usato e più così artisti. Ah, usato? Di tutti i tipi, direi. Tutti i tipi. Super vacca. Madonna di... Leone della savana. Leone della savana. È la prima volta che lo sento dire. Quindi voi le dite così senza problemi, cioè... Come dire accidenti. Sì. O per acciderbolina. Soprattutto in Veneto, nel nord Italia, si usa come intercalare. Se tu tipo avessi un prete qua davanti, cosa gli direste poi a un prete? Stuprano i bambini. Coprirei gli occhi a mia figlia. Se avessi una figlia, e coprirei gli occhi perché le dico, no, guarda questo... No, scherzo. Mi dissocio. Bene. Ottimo! Edoardo diceva che dove, se avesse un figlio, le coprirebbe gli occhi alla vista di un prete. Era... Siamo brutti. Ma che dire queste cose o dare credito a tutto quello che leggi è pericoloso, eh? La domanda potrebbe essere, cioè, è giusto ridere delle bestemmie? Dipende dal contesto, sì. A volte sì, altre no. Cioè, per me che non credo, sì, perché è come se pronunciasse un nome che non vale niente, diciamo. Comunque posso dire una cosa seria. Però quando uno si giustifica... Come osi infangare il nome di quel capolavoro? Mo, al di là di tutte le cazzate... No, non fa vedere che c'è lo spoiler. Dopo. Al di là di tutte le cazzate e dei vari processi e le intenzioni che si possono fare nei confronti del Don, lo stimo. Perché comunque dà un'immagine della Chiesa e, insomma, di quello che fa più lui, moderno. Insomma, dei preti. Vabbè. Più moderna e anche apprezzabile. Ma non no? penso che qualcuno addirittura lo disprezzi. No, però dico, cioè, perché sennò magari... Perché se le battutine magari poi sembra che io, insomma, non lo apprezzi. In realtà, al di là dei suoi intenti, ecco, che magari possano essere anche lavorativi, nel senso, tramite questa visibilità ci lavora, non c'è nulla di male. E lo apprezzo, ecco. Più che altro, cioè, è molto progressista e futuristico. Oddio, spara un po' di cazzate tipo là sul porno, eccetera, ma quelli dopo sono dogmi, ma che è ovvio.
quello è molto limite. Futurista e progressista vedere una figura del genere iniziare ad approcciarsi anche al lavoro sì. dell'influencer, a robe più all'avanguardia, che a robe super all'avanguardia. No. Un bambino? Ma ho capito, scusate, era spoiler, vabbè. E, quindi questo, mi fa piacere, cioè... essere contro, ma è un prete non dovrebbe fare questo, è da più retrogradi di molti cristiani. Chiaro. Diciamo che è anche interessante vedere come due mondi così distanti possano conciliarsi, cioè una roba molto arcaica, no? Come la religione e il mondo del web. È interessante trovare questa, diciamo, commistione in lui. Certo, il problema è sempre quello di entrare un po' magari in contraddizione, no? Cioè anche il Cristo diceva magari nascondetevi, non fatevi vedere, nel senso a livello certo. di visibilità, non cercate quella visibilità, però come dicevamo anche prima potrebbe essere un suo intento sì. virtuoso per donare Gesù. Dei bei messaggi e Gesù, per far conoscere Gesù. Gesù viveva in un mondo leggermente diverso dal nostro. Chiaro, chiaro, ma infatti poi tutto va adattato comunque. Come ci ha insegnato spesso anche tuo padre, no? L'altro giorno stavo a Trastevere quando mi hanno dato il braccialetto e mi hanno detto Simo compra anche il bongo così lo porti in live. Ho detto, ma voi volete farci bannare? Cioè, io posso pure comprare bongo e andare in live a fare dun dun dun, però... Attenzione al tavolo. Vabbè, è uno strumento però come un altro, comunque. È uno strumento musicale a percussione. Che c'è di male a suonare uno strumento? Ma in che senso allora, che gli vuoi dire? Non è che il fatto di essere un prete e credere in alcuni dogmi che sono retrogradi lo giustifichi. Però, ragazzi, noi l'abbiamo criticato ovviamente su alcuni punti. Però ci sono... appunto dei dogmi che sono tali, quindi non è che puoi andare più di tanto contro alcune cose della Chiesa. C'è da dire che anche il Papa in realtà negli ultimi anni si sta rivelando abbastanza progressista su certe cose, poi vabbè, criticabile quanto volete, però tipo unione di fatto, no? Cose di questo tipo, omosessuali, eccetera, no, mentre chat... la Chiesa ovviamente era sempre stata abbastanza restia. In chat mi chiedono, a te Simone che stanno sulle palle i tipi Saputelli, perché non critichi lui? Beh, vatti a vedere la live sulla pornografia dove gli faccio prete! Che ne sai tu? Vabbè, ma io non lo trovo. Ma alla fine può anche saperlo, quanto lo sappiamo noi. In quel perché... caso no. Perché... Se non ti ricordi la live, stava di un po' di cazzate sulla pornografia. Che... No, però nel senso, non è che non ne possa saper nulla perché è un prete. Cioè, alla fine può avere le stesse conoscenze che abbiamo io e te. No, alcune cose no, erano ma perché aveva detto cazzate. Mica a prescindere. Alcune cose, cioè, secondo me, erano corrette, mi trovo d'accordo. Altre, insomma, vabbè. Un po' esagerate, però vabbè. Voglio dire, ragazzi, cioè, non possiamo neanche stupirci che una persona che comunque porta in sé... Che è successo? È arrivato un bambino, che è successo? La cicogna? Hai partorito? Che è successo? Ti sono rotte le acque, mo? Io odio questo ascensore, lo odio. Ma che quattro piani correndo. Ma era un pacco? Sì. È un pacco per me. Non funziona, non ma so. Il pacco che è arrivato prima di me è grosso o piccolo? Enorme. Ah, allora è quello giusto. Ma che cazzo hai ordinato? Ma è davanti all'ingresso, Zubi, sei entrato, non l'hai visto? No, stavo un po' di fretta, secondo me. E no, ho ordinato un essere... Un essere non gnomo. Vogliamo... No, vabbè. No, vabbè, vogliamo far vedere il pacco. Sì, facciamo vedere il pacco. Però tu dubbi, attenzione ai doppi sensi, non faccia vedere il pacco. Intanto andiamo avanti. Vabbè, aspettiamo un attimo. Tutto a posto, Sara? Oddio, mi devo ricordare. Ho le dita piccole, no, sono grosse. Vabbè, le unghie, non è che ho le unghie di Alex, ovviamente. Come sta avvenendo? Io non lo vedo qui. Ecco il pacco. Beh, è un albero di Natale. Dimensioni modeste. C'è dentro una bambola assassina. È un filippino alto 1,70. No, 1,60, mi sa, m'hanno scammato. O meno, mi sa, sì. M'hanno scammato. No, sì, devi fare refund. Lo mando indietro, sì. Fai refund. Tra 1,60. Fai refund, sì. Vabbè, andiamo avanti, va. Ad uscire Delfina dal pacco. Greve, lo stavo per dire io, ma non ho voluto farlo. Tutti la muro, sì. Madonna. Stai zitto! Mi dissocio da questa. Mi dissocio. Eccoci.
che a tutti i costi dice no, ma è giusto, ma è tradizione, ma è normale, ma non c'è problema. La giustificare il male, questa è la cosa che fa più, è più problema. Dire mi scappano, non siamo animali. Cioè, ad esempio, è come se io ti dicessi perché credi. È perché bene sta mascherina donna che poi arrivano i The Show. Credi, non è che... No, come se dovessi dire perché sei innamorato. Quando mi è capitato non lo sapevo il perché. Ok, vabbè, non so. Non lo so, non lo so. Io? Non lo so. Donna. Bestemmiato? No. Lui sì. Ogni tanto, dai. Cioè, perché ti scappa o perché... Sì, sì, perché mi scappa ogni tanto quando... Tipo, ti scappa quando? Sempre. Quando vede le partite. Oh, che imbarazzo. L'atto sessuale. Yeah. Aspettate il matrimonio o avete già... Già abbiamo dato. Quindi tu, ad esempio, se tu avessi davanti un prete, cosa gli diresti riguardo? Quello che era la settimana d'addio? Quando lui fa uscire la scimmia dal culo? Aspetta, rimettilo, rimettilo. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Quindi tu, ad esempio, se tu avessi davanti un prete, cosa gli diresti riguardo a questo argomento? Loro hanno il diritto anche... La settimana d'addio. La settimana d'addio, sì. Anche di avere una famiglia, però allo stesso momento praticare e continuare, sì. Giusto. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ho scelto di non avere una famiglia, okay. Ma sono contento, ma anche sì, i preti sì. Scelgono di dedicarsi a Dio e agli altri. Un rapporto sessuale dice una certa cosa, cioè è la forma massima di comunione con una persona, di fatto, cioè oggettivamente è il massimo del coinvolgimento, del piacere con una persona. Certo. Bene, quindi questo gesto, nel momento in cui non è accompagnato anche da una scelta di vita, cioè dice una cosa che per realtà non si realizza. Gli chiederei... Ma che ha detto? Non ho capito nulla, si rimetti indietro un attimo. Non ho capito niente. A 0.25. La parte di Mendes, scusa. Un rapporto sessuale dice una certa cosa, cioè è la forma massima di comunione con una persona, di fatto, cioè oggettivamente è il massimo del coinvolgimento. Perché ci ha distratto il di fatto, capito? Dobbiamo ascoltare però quello che... Allora, un rapporto sessuale è l'unione... Vabbè, massima tra due individui, ma, ok. Ma. Aspetta però, vabbè. Lui ha detto sentimentale ma. O in generale? Sessuale. No, sessuale. Aspetta. Vabbè, dedicarsi io agli altri. Il sesso è sopravvalutato. Vabbè, questa è una cosa gravissima, mi spiace per Davide. Che hai detto? Che il sesso di per sé è sopravvalutato, cioè. Ma no, cioè, nel senso... No, non lo posso inquadrare. Ma non trovavo un appiglio nella testa, vabbè, dai, comunque ragione, ma... No, che volevo no, dire? No, risentiamolo comunque... bene perché voglio ascoltare le parole del però quando tu hai un rapporto sessuale sei comunque, cioè, l'uomo, sei dentro la donna nel modo in cui più puoi esserci, insomma, no? Beh, oddio, sì. Ma se ci metti al braccio, vabbè. Se metti il braccio in bocca e la trapassi da una parte all'altra, capito, tipo ma in modo simbolico. In modo simbolico, perché proprio è una cosa fatta per essere, no? Unita all'altra. Sì. Scusa, vabbè. Sì, no, sì. No, non ti so di niente. Sì, ma loro lo vedono solo come l'atto procreativo, quindi, cioè, in realtà, non lo so. Cioè, per la Chiesa dovrebbe essere fatto solo per procreare quell'atto, per loro non deve essere un atto di piacere, quindi infatti. È un discorso un po' strano da infatti, parte vediamo sua. Vediamo dove va a parare il no, lo voglio sentire bene. Un rapporto sessuale dice una certa cosa. Dice asessuale, vabbè. Si è sbagliato. Cioè è la forma massima di comunione con una persona, di fatto. Di comunione. Vabbè, è un termine... Beh, non è ecclesiastico. In realtà nozzi, cioè nel senso se te scopi una a caso non è la forma massima di comunione con quella persona. Potrebbe essere molto più elevato farci una chiacchierata di ore e ore senza sfiorarla, per dire, no? È quello che dico. Infatti, sono più per l'unione mentale, quella col fisico. Poi spesso coincidono, no? Che ero contrariato. Sì, spesso, ma non sempre. No, non sempre. Oggettivamente. C'è anche da dire che sta parlando di una coppia adesso. Sì, sì, sì. Però dice oggettivamente. Doveva dire tranne quegli occasionali, vabbè. Vabbè, perché discorso... fa un discorso oggettivo, dice de facto, capito? Sì, per vabbè. Capire bene. Comunque. È il massimo del coinvolgimento, del piacere. Con una... anche un rapporto occasionale è un coinvolgimento. Non, cioè... non il massimo, però. Vabbè, se lo fate merda in modo freddo, casa. Grazie. Certo. Ma lo puoi fare in modo freddo, usa i denti? Lo puoi fare in modo freddo pure con la tua ragazza, zì. Sì, certo. Una persona. Bene, quindi questo gesto, nel momento in cui non è accompagnato anche da una scelta di vita, cioè dice una cosa che per realtà non si realizza. Gli chiede... Ah, ok. Cioè lui praticamente dice quello che stiamo dicendo noi, nel momento in cui non è così,
cioè non c'è questa massima condivisione, questa massima comunione, non va bene essenzialmente. Perché? Cioè perché non dice niente, capito, secondo lui. Però non è un'argomentazione convincente. Lo so. Sara, tu che ne pensi? Sì, di questa visione dei rapporti sessuali, qual è la tua? Mick, grazie. Un rapporto sessuale è un rapporto sessuale. Cioè. Si sente un cazzo? Non fa una piega. Rapporto sessuale, cioè, perché nel senso, perché stavo a pensare al disegno, non è che stavo tanto, no, tanto beh, diciamo a sentire. Che ovviamente lui in quanto prete... Dice il rapporto sessuale. Vabbè, è normale, vero. Che un prete non può pensare. È contro come i rapporti noi. Occasionali. È ovvio, a chiesa è così, noi no. Cioè, nel senso, il rapporto sessuale è. È goliardia. Ma sì, ma scopiamo, cioè, tutti insieme adesso. Sì, dai, sì. Dai, ok, tutto. Andiamo. Vai, il allora, problema ci sarà. Sempre hai visto questa live. No, no. Dopo. Dobbiamo comunque portare la pagnotta. Normale che un prete non la può pensare come voi. Perché se no non c'è lavoro, non. Se no, chi non lavora non fa l'amore. Cantava Raffaella Carrà. Adriano Celentano. No, aspetta, ora Gianni Morandi. No, era Adriano Celentano. Celentano. Sul contesto attuale sarebbe curioso avere una sua opinione, un suo punto di vista, dato che effettivamente guardalo dietro, guarda come è apparso, sì. Guarda. Un po' qual è... Questa è proprio la rappresentazione di Dio che ti guarda sempre, sì, è il fotobomber. No, come si chiamava quello che dietro stava dietro ai TG? Paolini. Sembrava Paolini. Bravissimo. La sua opinione sul contesto attuale? Sarebbe curioso avere una sua opinione, un suo punto di vista, dato che effettivamente è del mestiere. Belle domande. Ciao ragazzi. Ciao, per ha detto che in teoria come intercalare si usa la bestemmia. È nella tradizione, purtroppo, però non è sicuramente necessario. Ma perché si dice io ho questo problema. Perché si dice tradizione? La tradizione, so, è la polenta col baccalà. Non lo so. Cioè... Anche il linguaggio. È una tradizione. Anche il linguaggio. Ma già il fatto... che ci siano delle discussioni sulla bestemmia e che la bestemmia sia percepita in un modo è tradizione, un retaggio della tradizione cattolica. È un problema culturale che certo. Ci portiamo dietro da secoli, penso. Sono entrambe parte della tradizione. Il dibattito stesso, oltre al fatto di dire la bestemmia, fa parte della tradizione. Certo. Anche interrogarsi, è giusto, è sbagliato, giusto, dovrei, no? Non dovrei, quanto dovrei... Cioè, fa proprio parte del nostro, certo, DNA italiano. Poi, ovviamente, una tradizione può essere sbagliata. Sì, sì. In entrambi i casi. Non un po' come quando devi scegliere se andare o no a mignotte. No? Ti chiedi se è giusto, sbagliato, farò bene, farò male. Una tradizione a mignotte, dici. È una tradizione. Il cazzo, senti. Vabbè, andiamo avanti. Io sono veneto, le origini venete, c'hanno il sangue, sono cresciuto a Polese. Ma sta modificata. Ma che te sei bevuta, mo? Ma che c'era dentro qua, mo? Cosa ci era in quella mosta? Moster gialla. Mi è arrivato il pacco prima, capito? No. Tutte le pasticchine. Un pacco da mandato di pre. Madonna, ci sta un video, ragazzi, di Dipre. Che è tipo l'unboxing della PS5, che è uno dei video più belli che abbiamo visto, purtroppo è super bannabile. È tipo una diretta di 50 minuti. Purtroppo è super bannabile, ma è bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Raga, io quando finisce questo video vi devo far vedere quella clip di Londini che vi dicevo ieri. Sì, va bene, okay. va bene. Tra l'altro hai visto che mi ha fatto di... splash! Sì, però molti dicono che è una città al Cerbero, non no, lo so. Non credo, non lo io so. Lo dovrei chiedere, ma non credo, cioè comunque no, sono programmi registrati un bel po' di mesi fa. Non credo. Vabbè, ma poi è una cosa talmente... Sdoganata e popolare, sì. O poi magari ci dice, nel senso, già la conoscevo, però me l'avete rivocata. Ma è ovvio, ma è un meme, cioè, ma è un meme in generale. Sì, era già meme. Gli stessi video su YouTube, esatto, di Fritto Misto sono di anni fa e ci facevano i meme. Noi abbiamo fa. Preso un meme già esistente. Sì. È una tradizione. È una tradizione. Il Gabibbo, porca miseria. Il Gabibbo è una quasi tradizione. Quanto il Papa. Sì. Dire che chiamarla tradizione è un'altra è cosa. È un po' too much, sì. 10 Ave Maria è un'alba chiara. Allora, ti do un'opportunità, un messaggio ai preti d'Italia. Riesce a rendermi antipatico pure Matano, Giacomo Occhmano. No. Che è la persona che mi sta più simpatica sul web, tipo. È incredibile. Mi sta infastidendo in una maniera imbarazzante. A lui sono arrivati i poteri. Poteri terribili. Giudicate meno, fate di più. Giudicate meno, fate di più. Guarda le spalle. Stalker. Guarda. Allora, ti do un'opportunità. Un messaggio ai preti d'Italia. Giudicate meno, fate di più. Giudicate meno, fate di più. Ciao.
Un prete giovane. Un prete vero intanto. Sì, sì, è un prete vero. Ciao, conosco anche lui, mi sa. Ah sì, allora, conosci tutti. Quindi sai che è un prete vero. Ho sentito parlare di te. Comunque anche lui ha detto che ogni tanto gli scappa una... No, poi si pure messe col volume di merda, cioè. Sì, no, ma con la qualità è orribile, non si sa perché. Sì, sì. Ma sono 30 anni che è tipo un suo fetish, secondo me, non ha senso. Ma stava modificato quando l'ha montato. Ma sicuramente. Sono sempre così. Ma lo monterà lui. Ma in che senso? Don Vito, mi sa, il montatore ufficiale. Ah, Don Vito, I veneti, vedi, si dice questa cosa, quindi è un po' vero, no? E dopo può capitare che ti... Anche non volendo, ce l'hai nel tuo vocabolario. Mettila così, va bene? No, no. Ad esempio, anche... non so se voi seguite il Grande Fratello, però, ecco, anche lì, la bestemmia, ad esempio, nei reality. È che reality... Deve... Ah, possiamo dire una cosa, però, su questo? Secondo me è un tema importante. Il fatto che mo pure coso l'ho messa la clip. Ceccherini. No, Ceccherini. Come si chiama? Denis Dosio? No, come non era un ex quello rasato, dici tu, chi pelato. Non è un ex calciatore. Bettarini. Bettarini. Ah, possiamo dire che questa roba della bestemmia reality è una roba ridicola, cioè un'ipocrisia allucinante. Vogliono cioè, far vedere la vita reale. No, ma scusate, nei reality si fanno le peggio cose. Ti dicono le peggio amenità, insulti, cose, botte, eccetera. Uno magari tipo Denis Dosio dice di boia. Cioè, veramente un intercalare veneto. Chiaramente per il discorso ridicolo. Che stava a fa prima. Cioè, ma guarda cosa... che quella cosa che ha detto Dosio, se non sbaglio, era tipo mezza fuori onda, no? Non mi... Sì, era fuori... Cioè, non era nemmeno inquadrato. Quindi loro decidono poi, se metterlo. Non esiste il fuori onda al Grande Fratello, però. Sì, vabbè, però, nel senso... In realtà sì, perché ci stanno più cam... mi sembra che su Sky oppure tuo cazzo lo passavano, io sono rimasto all'anni passati, non è che si vedono tutti, magari su si vedono due camere fuori onda in quel senso che beh, però lui comunque non sa se in quel momento è visto o meno, comunque la gente se n'è accorta, cioè. Sì, però sì, cioè, no, vabbè, secondo me l'hanno enfatizzato loro. Vabbè, se non era in diretta potevano benissimo non farci show sopra, cioè nel senso, quindi vabbè, è una regola sbagliata, non so se era l'hanno in strumentalizzato o meno. Palesemente, come sempre. Era in diretta o no? No, no. Se non era in diretta è una stronzata assurda, l'hanno messa loro online sì, allora. L'hanno strumentalizzato per fare... No, il Grande Fratello è trasmesso 24 ore su 24 su un canale su Sky. Quindi è in diretta. Però non sì. Hai detto che lui era inquadrato. Quello non dico era io. Inquadrato, ma si è sentito. Sì, però dai. No, vabbè, cioè, sono loro che... sti cazzi il caso di Denis Dosio. Cioè, no, però è importante per farti capire. La regola è giusto o no? Allora, la regola è una stronzata, allora ti dico, capisco che ovviamente sensibilità quello che vuoi ci posso pure stare, però fa ridere l'ipocrisia con la quale tu butti fuori un ragazzo come Denis Dosio per una bestemmia alla fine, là veramente l'ha usata come intercalare, sì, tipo di boia, cioè nemmeno si capiva bene se vai a vedere, capisco una più sboccata, va bene. E poi permetti le peggio cose, ma secondo me lo fanno, a parte per i soliti motivi, diciamo, ipocriti e bigotti, italiani, anche per creare il caso, capito? Oddio, ha bestemmiato fuori Denis Dosio, cioè proprio vabbè, usato quel poveraccio di Dosio che ci avrà tanti difetti, ma in quel caso secondo però me... Però vorrei capire perché secondo te la regola sia sbagliata. No, non è sbagliata la regola della bestemmia, però in questo caso, ad esempio, per una roba andrebbe assolutamente ininfluente, cioè non è che dice ha sbroccata uno, ha bestemmiato, perché capisco che poi in Italia questo è il retaggio, ci sono tanti credenti, non vogliono vedere sta roba sui canali, ci posso pure stare. Cioè per una stronzatina del genere, per un veramente un intercalare, lo butti fuori e quando succedono le peggio cose, veramente che se picchiano nei reali, ti fanno di tutto, figlio di puttana, devi morire, se strappano carità, la roba, però, scopano, fanno, sì, quello sì, va sì. Bene, cioè... Però è un doppio pesismo. Lui avrà firmato un regolamento che diceva non puoi bestemmiare. Sì, sì, ma sei non dico che se bestemmi certo, ti buttiamo fuori. Però ti dico che proprio a livello cioè a livello logico è una stronzata allucinante. Cioè, capisco, mo dice uno secondo te anche un credente secondo non te per un dio boy ha buttato lì. Vabbè, ma una cosa è un conto è che lo fai a casa, ragazzi, tu è un conto che lo fai in un programma dove stai rispettando un regolamento. Però vabbè, la regola in sé è chiaramente paraculissima. La regola ci può stare, però... Non, cioè, non è che lo fanno per una cosa morale, lo fanno per evitare rotture di cazzo. Mattina, no, no, sera, dai. Ti dico, la regola, vai, la regola ci deve stare. La regola la capisco, però... Vabbè, ma tutto va contestualizzato. Guarda, come ha, sempre. Ha detto cioè... una cosa ottima, perché molti di noi, molti giovani e meno giovani, bestemmiano di continuo. No, è vero. Se non gli metti nemmeno la regola, cioè... diventa una cosa non vendibile. No, sì, diventa una cosa proprio... Non c'è ma la regola è giusta, però ti dico, in casi così stupidi, ok?
che secondo me era mezzo fuori onda, io l'ho visto, non si capiva niente, era una gamma tutta, cioè, una qualità bassissima, non si capiva veramente nulla, cioè, devi proprio mettere là con la lente d'ingrandimento, guarda che cosa ha detto, lo facciamo vedere, altrimenti secondo me se ne sarebbe accorto nessuno. Stanno. Ma non è per dire... Ceccherini l'avete mai vista? Oddio, non Mario. Poi stava sull'isola dei famosi, che là non so, sempre ripresi. Lui andò, tipo, mi sembra quasi su una scogliera, tipo okay. Così, da solo, stavate e spalle, c'era il cameraman, se sentì lui proprio che bestemmiò di un po' da solo. Bellissimo, tipo la liberazione la proprio. È andato proprio da solo, stava così, tipo il viandante sul mare di nebbia, per farti capire, no? E ma, non magari era l'isola dei famosi. Sì. Non era proprio top fuori onda. Era fuori onda però, capisci? Cioè quello che ti dico io però dell'hanno cacciato via. Vabbè, ma devono fare i numeri, amore. Cioè il mio discorso, al di là del caso specifico di Dosio o di Bettarini, no? Io sono d'accordo con voi, la regola ci deve pure essere. Però loro molto spesso lo fanno apposta. Cioè, capito? Comunque okay, c'è un quesito molto importante dalla chat. Se la nostra lo stavo per dire io sia single. No, sono fidanzata. Mick, è fidanzata. Sono fidanzata. Ma sei poliamorosa come Adrian Fartate? Che vuol dire? Che ho tanti amori. Che sì, che ti innamori di più persone. Tipo vai a letto. Polideista. Sì, polideista, polisessuale. No, so uno alla volta. Uno Insta. Ok. Il tuo Instagram. No, sono tutti disperati in questo momento. Il tuo Instagram per vedere. No, lo stanno spammando. Quello va un piccolo ADB. Sta in chat. Metti cam. Cam, Nails. C'ho questo faccino qui, se scrivi Nails by Queste che sono le fem, come si chiamano, le fem? Le fanfalate. Ma come si chiamano quelle che hanno fatto le proteste? Mascherate? Russe? No, questa qua è una passamontagna. Ma non si chiamano le fem? Di una cazzata? Femen. Sì, forse. Sì, quelle che andavano nude in giro con... Forse sì. In quel caso russe. Si sono messe il passamontagna, però no, non era riferito a loro. Ok, non so neanche chi so. Ok, ho delle racchie. No, in realtà spesso sono molto fighe. Infatti. Non le hai mai viste? Perdono punti con la follia. Tipo che si mettono i crocifissi in fregna, queste cose. Ci dissociamo. È orribile, non mi hai fatto tutta la mia vita, vergogno proprio. Ci dissociamo. No, è bellissimo lui. No. Cosa? Ma io sono una cosa impossibile. No, è vero. Non farlo vedere adesso. Fagli vedere prima le cose che faccio io. Sempre. Così loro non mi giocano. Vabbè, ma hanno visto la tua pagina. Vabbè, ma disegnare sull'unghia di Davide è una cosa tipo mega impossibile. Sì, ma poi facciamo vedere anche vabbè, dopo, a fine... Ma troppo ride. Se faccio questo... Questo non ce la faccio però da qua. Ti conviene che farlo qua, forse. Perché se no non posso... Per poter essere d'esempio, quindi deve far capire che anche quotidianamente è sbagliato dire la bestemmia. Cosa si dice di solito dei preti? Penso che ci siano persone che facciano nel senso le cose bene e altre cose che... Troppo oggettività. Che sono un po'... Grazie, ciao. Grazie per la visione è molto bella che avete dei preti. Dai, ti presento cose belle. Sono molto contento. Cioè, meno stavo, male. Stavo commuovendo. Meno Alberto, male che non ho fatto Alberto. La gaffe. Comunque, facciamo un saluto al Masseo anche. Certo. Ciao Masseo, ciao Masseo. Se vedi questo video ti amo. Cringe. Messaggio per il Masseo, così quando guarderà il video. Che sforo. Siete in coro? Sì, come okay. Se fossimo un coro di chiesa. Seguite Don Alberto e Giacomo Hochman. Belle, guarda. Secondo me... Però questa lo spizza, Secondo me queste due sono più... Giorgia? IG Alta. Questa qua, vedi, quella la terza partendo da sinistra, lo spizza Hochman. Sì. Lo spizza. Ma questo c'hai follower. Instagram. Un po' come ho fatto io con te, YouTube. Anche per come? Un po' come ho fatto io con te. Eh? Un po' gold digger. Sono minorenni, stati, ma non è vero. Stai con me solo per la fama, no? Esatto. Alex Mucci, gold digger. Questa è una cosa gravissima. Quindi mi rimpiazzerei con Adrian Fartate. Ma dipende. A 50K Adrian Fartate, è più famoso di me. Per strada, anche in chiesa. E seguite Giacomo Hochman? È grandissimo, Don Alberto. Don Alberto sì, Giacomo Hochman no. Allora, Simone, è uscito un altro video dei Pirlas con Delfina. Lo vogliamo vedere? Ma sei serio? Sì.
Ma cosa? L'ho linkato apposta nel nostro gruppo prima, in molto plan, greve anche sì. Su suoi link l'ho mandato proprio nel gruppo nostro perché volevo farti stare. Sei geloso, Simo? Sei deluso? No, attenzione, no. Al tavolo. Attenzione. No, no. Vogliamo vedere l'Undini prima? Così te riprendi un attimo. Vediamo l'Undini. Possiamo vediamo l'Undini. Possiamo vedere l'Undini sì, prima. Vediamo l'Undini. Dai, Simo, non fa così. Dai, ma passerà. Dai, pure tu sei simpatico comunque, dai. Non quanto i Pirlas, no. Evidentemente. Non quanto i Pirlas. Vediamo l'Undini, va. Con me mica lo fa il video. Greve, vabbè, ha fatto due live. Allora. Comunque, pure io me ci sono chiuso ultimamente, me le sono viste tutte praticamente. Come no, ho capito chi è Udi Freddi. Sono finito. Sì, comunque quello di Caccamo mi fa morire quando fa vedere lo spezzone. Io vorrei far vedere quel pezzetto. No, quello lungo. No, solo sigla. Quel pezzetto, sì. Solo la sigla. Solo quel cioè, pezzetto. Il pezzo più noioso. No, sì, è bellissima la fine. Vabbè, non lo mettiamo. No, sì, io mi sono sentito male. No, sì, è vero, non hanno fatto vedere dei fini nel video. Perché contestualizzava tutto il resto. No, vabbè, mi fa troppo ridere. Cioè, se non vedi il resto, perdete potenza. Comunque, volevo farvi vedere un'altra cosa. Ieri, mentre. È questo, sta qua. No, vabbè, volevo far vedere prima un'altra cosa. Vai, vai. Al volo. Ieri, mentre guardavo le interviste. Sì. Stavo guardando questa intervista qui a Morgan, recentissima. Ok. Ma quando viene a Cerbero? Mi ha costato. Mo c'ha da fa. Ma è questa qui. Ma che no? Capelli si è fatto? No, questa è vecchia. Ah, ok. È questa. E ho notato tutto il cringe, perché io la TV non la guardo, però mo che sto a guardare una cifra dei Lundini, sì. Mi rendo conto che lui, lavorando lì, queste cose le vede tutti i giorni, credo, no? Ok. E vedo... ciò a cui si ispira per fargli la parodia. Ah, ad certo, esempio. Sì, ma ce l'ha detto pure a noi, no? Quel sì, no, cringe inconsapevole. Ma ora lo vedo con i miei occhi. Adesso ad esempio, te ne rendi conto, lo percepisci. Cioè, scrivere Morgan, un artista fuori dagli schemi, quanto cazzo è da boomer? Sì, troppo. Significa che non sai che scrive, però no? Che faccia? Sì, vabbè, lui è proprio allucinatissimo, no? Ma poi c'era Marzullo lì. Sì, c'è Marzullo. Cioè, che Marzullo. È già una parodia questa, in teoria, se vai a vedere. E non sa di esserla. Sì, sì. E poi lei, appena lui finisce di suonare, gli dice una frase troppo da boom, cioè tipo da zia vai. Casalinga boomer. Cioè non dice tipo, che bello che suoni, bravo. Ok, grazie. Okay. Cioè, capito? Che cazzo te c'è? Ma che cazzo vuol dire? Che bello su e lui che gli ha detto grazie. Non lui è stato zitto. Vabbè, cioè, che gli devi tipo dire? Tipo cioè, chiedono l'intervista dei Borghi, Qua dobbiamo vedere Borghi. Vediamo Borghi, dai. Donato, dicono che nel carino non si capisce niente. Donato, dove sono i soldi? Donato, dove sono i 3 euro? 3 euro! 3, 1, 1, 2, 3. Voi dite che uno poi non dai nu. E pensare che Conte aveva detto, cosa aveva detto Donato, fammelo risentire. Io comunque sono da sempre affascinata dal tono della sua voce. Eh sì, è altissimo. Sì, cioè, proprio femminile. Monopattino! Il bonus! Monopattino, Donato! Cosa si sono inventati? Il bonus! Monopattino! Non c'è niente! Cosa abbiamo fatto in quel tipo? Che troppo equidante sta cosa. Con sta luce, mamma che c'ha mia, corna. Veramente lincio. Sì. Mezzo, niente. Dov'è il decreto? Lei ha visto il decreto? Il decreto! Gifollia, proprio. Questa è la rappresentazione di Gifollia. Guarda. In quel tipo di mezzo, niente. Dov'è il decreto? Lei ha visto il decreto? Facciamo un'altra emote per il Gifollia con la faccia. Era di maggio, che era di aprile, pensato a... Vabbè, vediamo quella Borghi, sì. No, vabbè, ma sti cazzi, dai. No, perché... Andatevela a vedere, facciamo un po' di spam a Lundini. Non... Come ha detto la morale del... È Cerbero, brutto. Diamogli anche i compiti per casa, no? Però questa faceva troppo ridere. Vabbè, ma è brutto tributare così. Ah no, dai, lo pubblicizziamo. Grazie alla band. Andatevela a vedere. Vabbè, ma se lo vedono. Ma il pezzo quello dove c'è Splash. Trovata. Dobbiamo andare alle poste, regà. Le poste sono chiuse da 4 ore. No. Sì. Fa no. Fino alle 3, alle 4 qui. Solo mattina fino a sì. Ma come solo mattina?
Esattamente sì. No, no, io ieri sono passata, le poste erano aperte, oh. Alle 4 sono andato. Ma mi sa che fa fino tipo alle 3:30 alle 4, ma secondo me stavano chiudendo loro, nel senso che stavano dentro, ma era chiuso al pubblico. Io un salto lo farei, perché ieri ci sono passato dopo la live. Facciamo uno splash. Eh sì, ci sono passato, a parte quello. Vabbè, però vabbè, Marco mi ha detto tipo alle 19. Diciamo. Però vabbè, un salto lo farei, perché ieri erano tipo le 4:30, le 4:20 e c'era una fila, la gente stava entrando. Alle 4:20? Sì, ti giuro. Fortuenti. Fortuenti. Ma c'era qualcuno che rullava? Ma in che senso, Gello? Ma che vuol dire questa cosa? Che è caduto e ruzzolato. Gente squattrinata. Andavano a prendere la pensione. Io andrei avanti. Grazie, hai visto questa live. Aspetta, abbiamo finito il lavoro qui, sì. Stanno tutti aspettando le unghie. Abbiamo finito il lavoro. Vediamo il video di Delfina, no? Vediamo il video, ecco, uscito con l'unico modo per far rimanere tu dubbi al lavoro. Alex mi capisce, è una persona empatica, lo vedo. Ah, abbiamo finito. Con lei sopra. Greve. Cosa? Vai, fai una premessa. Attenzione, faccio una premessa. Non mi giudicate per questo lavoro di oggi, per favore. Perché? No, a me piace perché mi hanno chiesto una cosa proprio. Vabbè, che... dai, io non ho le unghie adatte. No, non è neanche su un'unghia normale, dai. Vabbè, dai, ma è una cosa curiosa. C'è da dire che una cosa perita, insomma, dai. C'è da dire che dipingere le unghie di... Una cosa no, stai spammando. No, fa l'hai vedere, detto. Fa vedere due. Ma se ne sei accorti, ti c'era la foto. Okay. Prima vi faccio le unghie di Alex. Ok, fai vedere. So, roba seria. Mettile qua. Metta le unghie... Sono finite, quindi? Faccio un appello a tutti i nerd, voglio che indovinino bellissime il personaggio delle mie unghie. Vai. Ciao, mettere a fuoco. Ma è una Geao? Ah, fuoco, Geao. Bravo. Mazza bella sta camera. Non si vede. Dovrebbe mettere a fuoco. Asuka, hanno già azzeccato. Prova allontana un po'. Ni. Tutto fatto a mano, uno stencil, ragazzi. Oh, guarda, rivede bene. Se andate sul mio Instagram c'è anche Borghi su un'unghia. Ho fatto pure le unghie. Chi è questo pazzo che si è fatto? Questo non è che ha. No, ho fatto veramente io sulle mie. Ah, ok. Con la scritta Netflix. Ecco, voi vedete se sta peciona. Vai, di chi è? No. Dai, ma si riconosce. Ma quello è il conoscitore. Aspetta, che cazzo. Io non li conosco questi che ho dovuto. Ti avvicina meglio. Oddio. Ah, ora mette a fuoco. Prima non metteva a fuoco, ora mette a fuoco. Pare un po' posta. E dai. Dai. Vabbè, si è capito. Ma se la metto là, si vede? Ok. Sì, là si ha voglia. Ah, metterla a fuoco. Sì, dai, ora la metti là qua. La gente mi... No, no, sono troppo belle. Perché non è più. Non si vede niente. Sembra un pisello. Mia... G cappella. No, no, è meglio di qua, Simo, è meglio con non quella. Non disegno su una cappella. Non si vede proprio niente. Vabbè. No, facciamo una capolavoro, fai grazie una foto al volo e la mettiamo sul computer. Vabbè, così si vede bene tutti i dettagli, illuminato bene. No, no, no. Ma raga, sono bellissime, a me piacciono da morire. Possiamo provare su quest'ultima, sulla Cam Dutubi. Vi giuro che i lavori sono bellissimi. È qua che l'abrione è bene a fuoco. Cam Dutubi? Venga qua. Posta su Instagram, minore. Sta camera è la più bella. Vabbè, nelle storie sì, devi taggare. Ma guarda che è lui, eh. Oh. Sì. Orribile. Sembra quello da famiglia. No, non dire queste cose su Leandro. No, è bellissimo. Realtà, non l'ho disegnato. Dai. Questo sembra cosa, porco. Jack La Furia mi sembra questo. No. Greve. È Rubino, è lui. Ma Cicciottello. Come dicono che sono bellissime. Ma questo è body shaming.
Vi giuro, raga, se andate sul mio Instagram l'hanno riconosciuto, no, piacciono a tutte, è vero, no, che sono vi piacciono bellissime. Il video di Delfino lo vedremo stasera, ci vediamo. Aspetta, grazie stasera. Mille Sara. Beh, certo. Grazie a voi. Ribadiamo un attimo che mi avete ospitato. Dov'è il tuo studio? Il mio studio sta... è itinerante in questo momento. Ok, vabbè, anche a domicilio immagino. No, no, aveva uno studio, ma c'è stata una situazione strana, si sta spostando. Studi, vabbè, comunque ti possono contattare su Instagram, sì, no? Sì, sì, mi potete contattare su Instagram. Che si chiama? Nails by Sara. Nails by Sara, okay. E anche spammate in chat, cliccate sul link in chat. Fate bravi ovviamente, ragazzi. Andate a vedere i lavori quelli seri che ho fatto, no, sta roba. Cercate di non molestarla. Guarda lui come guarda. Ma sono bellissime. Grazie mille. Amo, stasera puoi usare quelle due dita, per favore. Io me ne vado. Non mi sento molto bene. Serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero. Davide Marra si è fatto delle unghie con il volto di Leandro. De facto è andata così. Questo è il tema di oggi. Conoscitore italiano di YouTube Italia sulle unghie di Mr. Marra, aga Davide Marra. Cerbero, podcast, YouTube vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, podcast, troppi goblin in questo mondo. Sarò